L'alluvione di Genova, oltre a morte e devastazione, ha portato anche gravi danni, moto, motorini alluvionati, ma c'è qualche speranza di salvarli questi mezzi? No, a mio avviso proprio no. Una volta che la macchina è alluvionata e vengono coinvolti gli organi meccanici e soprattutto l'impianto elettrico, visto che adesso hanno molta elettronica, non sono più recuperabili. Col tempo darebbero sempre problemi. È arrivata fin dove si può salvare? Ma se è arrivata fino alle ruote, sì. Oltre, no. Quindi tutte quelle macchine che abbiamo visto nei filmati che galleggiavano sono tutte da buttare. Per conto mio, sì. Sì. Ma come, da questa alluvione non ci possono guadagnare neanche meccanici e carrozzieri? Demolitori. Demolitori, quelli sì. Meccanici e carrozzieri, penso di no. Qualcuno che potrà approfittare di questa situazione. Come sempre, qualcuno ne approfitterà. Come nel 70, tanti hanno recuperato le auto, specie commercianti, che poi rivendevano, ma erano dei grossi bidoni, perché poi davano noia continuamente. Quindi c'è la possibilità che si alimenti il mercato dell'est con i pezzi trafugati da queste macchine? Ma è probabile, perché no?